Buongiorno e benvenuti nel cuore della nostra farmacia, il laboratorio. Oggi vi parleremo delle compresse. Esse sono delle forme farmaceutiche solide, di forma varia, contenenti una singola dose di uno o più farmaci. Ottenute per compressione di una polvere o di un granulato contenente vari eccipienti, la scelta di questi deve essere fatta in modo che essi risultino compatibili con il principio attivo e non influenzino la biodisponibilità. La polvere o granulato che sia devono venire compressi e devono avere delle precise caratteristiche di scorrimento, poiché il solo principio attivo non possiede mai questi requisiti. Prima di iniziare l'allestimento è fondamentale eseguire tutti i controlli preliminari riguardanti le caratteristiche delle materie prime, si verifica il dosaggio, la compensazione delle perdite e tutte quelle operazioni per portare ad un prodotto di qualità. Le compresse sono forme farmaceutiche solide, di forma varia, contenenti una singola dose di uno o più farmaci, ottenute per compressione di una polvere o di un granulato contenenti vari eccipienti. La scelta di questi deve essere fatta in modo che essi risultino compatibili con il principio attivo e non ne influenzino la biodisponibilità. La polvere o granulato che vengono compressi devono avere precise caratteristiche di scorrimento. Poiché il solo principio attivo non ha mai questi requisiti, ecco che diventa necessario mescolarlo con degli eccipienti. Prima di iniziare l'allestimento, è fondamentale eseguire tutti i controlli preliminari riguardanti le caratteristiche delle materie prime. Si verifica il dosaggio, la compensazione delle perdite e tutte le operazioni manuali per riuscire ad avere un prodotto di qualità. Dopo aver effettuato le operazioni di pesata, si micronizzano le polveri più grossolane e si miscelano tramite miscelatore automatico. A questo punto la polvere ottenuta viene introdotta nella tramoggia, iniziando così il ciclo di compressione diretta vero e proprio. Gli elementi costitutivi di una comprimitrice sono la matrice, i punzoni, la scarpa e la tramoggia. La matrice è uno stampo di acciaio dotato di una cavità in cui scorrono due punzoni. Mediante la pressione esercitata dai punzoni sulla polvere o sul granulato immessi nella cavità, si forma la compressa, che diventa tale con dimensioni e forma determinata dai punzoni e dalle matrici usate. A seconda del tipo e dimensione del punzone, possiamo ottenere ad esempio compresse di forma circolare, piatta o convessa, ovali o triangolari. La scarpa, prolungamento della tramoggia di carico, nella quale viene inserita la miscela di polveri, va a riempire la matrice con la polvere contenuta nella tramoggia. I punzoni inferiori e superiori partecipano entrambi avvicinandosi gradualmente alla pressione sul materiale da comprimere. Attraverso un sistema particolare di regolazione possiamo determinare il peso della compressa ed il suo grado di disaggregazione, variabile a seconda dell'uso al quale la compressa è destinata. Il termine compressione diretta definisce il processo attraverso il quale le compresse vengono ottenute, ossia direttamente da miscele di polveri di principio attivo e da eccipienti adatti che debbono scorrere uniformemente nella matrice per formare la compressa. I vantaggi nell'utilizzo della compressione diretta. Economia. Il risparmio economico deriva dalla riduzione dei tempi di processo, del numero di fasi di lavorazione e delle attrezzature necessarie. Eliminazione di umidità e calore è il vantaggio che ha maggior significato in termini di qualità della compressa. Umidità e calore possono infatti risultare dannosi in termini di stabilità. Disgregazione della compressa. L'ottenimento di particelle fini costituisce un vantaggio per la biodisponibilità del principio attivo, rendendo anche più rapida la sua solubilizzazione.